Nella vita di un uomo, soprattutto se gay, arriva sempre il momento in cui deve conoscere Steven Universe. Già, sto scherzando, chiunque può guardare Steven Universe, però è diventato molto importante all'interno della cultura omosessuale. Ma io non lo sapevo. Allora, io ho conosciuto Steven Universe quando era appena arrivato in Italia. Era un po' di tempo che non seguivo per bene la Cartoon Network e poi qualcuno ha fatto una pubblicità su Boeing parlando di Steven Universe. L'aveva descritto come un gruppo di paladine della giustizia che combattevano il male difendendo la Terra da dei mostri malvagi, ognuna con il suo potere, Garnet con i suoi guantoni potenziati, Perla con la sua lancia magica e Ametista in grado di cambiare forma. E Steven. Sembrava un'idea così scema. Inizialmente l'idea mi era piaciuta un sacco, perché stavo inserendo uno, un protagonista maschio vestito di rosa. E non di rosa del tipo, vabbè, come Timmy Turner, che è rosa, però perché crea un bel contrasto con il verde e non c'è nient'altro di rosa nel... No, 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 tutta l'ambientazione di Steven Universe contiene un sacco di sfumature di rosa. Quindi Steven, protagonista vestito di rosa, con i poteri della gemma rosa. Il quarzo rosa. Cosa? Poi Steven, che deve diventare un'eroina con le Crystal Gems, un gruppo di paladine della giustizia molto da anime anni 90. E... Oh mio Dio, ero rimasto a bocca aperta. Stavamo parlando di un cartone animato che solo così a primo impatto ti diceva: ehi, abbiamo i fondali fatti bene, animazioni fatte bene e uno spirito molto anni 90. Secondo punto, abbiamo due personaggi principali di colore. Due personaggi principali di colore, ok? Abbiamo un protagonista che non segue l'ideale maschilista di maschio, ok? Girl power. Stiamo parlando davvero di un cartone come questo? In più si accennava una sola cosa in più, ovvero che Steven vivesse con le Crystal Gems. Ovviamente non potevo sapere che cosa significasse che loro erano la sua famiglia. E primo episodio che vedo, guarda caso, gemma lucente. Oh mio Dio. Ma lui vive con le gemme? Questo cartone ha degli sfondi LGBT. Io ero rimasto molto sconvolto dal fatto che questo cartone animato avesse dei piccoli indizi LGBT nel corso della serie. Avevo visto i primi episodi, Boeing continuava a mettere in programmazione i soliti, e alla fine mi c'ero affezionato. E mi piaceva un sacco la sigla, amavo l'ambientazione. Il fatto che ci fossero colonne sonore che arrivavano dal mondo dei videogiochi. Colonne sonore 8-bit. Cioè, ukulele abbinato all'8-bit, wow! Per non parlare del fatto che ci fossero delle canzoni decisamente belle, il concetto di fusione, geniale! E poi tutte quelle cose che piacevano un sacco alla gente degli anni 90, ovvero sale giochi, la questione della pizza e delle patatine, cosa che... Cioè, insomma, ci sono solo due cibi a Beach City e hanno scelto la pizza e le patatine. Due cibi che parlano molto ai giovani, sapete? È un'ambientazione che mi ricordava un posto in cui ho passato praticamente metà della mia vita. Il posto in cui ho imparato ad andare in bici, ad allacciarmi le scarpe, ad andare in altalena, in cui mi sono fatto i primi amici, in cui ho fatto tutte le mie prime volte di qualsiasi tipo di esperienza. Il posto che praticamente per me è come se fosse casa mia è identico a Beach City. Stessa ambientazione, stesso stile, stesse cose. Cioè, ci sono quei quattro negozi che corrispondono tra l'altro il fatto che ci siano pochi abitanti in riva al mare. Oh mio Dio, Beach City mi piace un sacco. Poi ho notato un paio di piccoli riferimenti molto in stile Simpson, ho notato il fatto che ci fossero delle famiglie molto uniche per la TV e... Ok, questo cartone sta andando nella giusta direzione. Anche perché, sebbene fossero piccole avventure con le gemme che sconfiggevano mostri, ogni episodio aveva una struttura particolare. Insomma, siamo all'episodio 3 e Steven perde. Le Crystal Gems perdono all'episodio 3. E non lo fanno come se fosse una cosa tragica per cui voi spettatori dovete piangere. No, con leggerezza. Cioè,
È il primo cartone che io abbia mai visto dove non ha detto ok, hai perso, ma riproveremo e stavolta ce la faremo, bisogna impegnarsi. No, no, no. È un cartone animato in cui crolla la torre, ti dice hai perso e basta. Non c'è più nessuna possibilità, è finita. Basta. E è colpa tua, assumiti la tua responsabilità e basta. Non hai una seconda opportunità, non c'è. Hai perso. Episodio 3! Cioè, cosa? Per non parlare di tutto quanto il resto. Ambientazioni uniche, chi mai ha pensato di trasformare un campo di battaglia in un campo di fragole? Una cosa così dolce, simpatica e carina, bella esteticamente da vedere, epica e al tempo stesso densa di significato. Cioè, wow, un leone rosa! Personaggio meraviglioso che fa un sacco di cose matte. E è molto in stile Pokémon. Ha un sacco di citazioni a Pokémon, dai. Io non capivo. Era un cartone animato pieno di citazioni a ciò che io avevo visto durante la mia infanzia. E con un sacco di figate. Insomma, l'ambientazione principale è un loft. È un cazzo di loft collegato a un mondo magico e che si trova dentro una scogliera che è stata trasformata in una statua gigantesca, misteriosa e bellissima, davanti al mare. È bellissimo, cioè io mi aspettavo il solito, vabbè, cittadina americana, casetta simpatica, vicini di casa. No, guardatela! L'avete mai visto un'ambientazione così? È unica. Non è una di quelle cose come Adventure Time che ha proposto una casa sull'albero che sa molto di ragazzini e giochi e divertimento, ma comunque è una casa sull'albero. No, è una cosa nuova. Qualcuno che osa fare cose nuove? Tre protagoniste femmine perfettamente distinte fra di loro? Dove non c'è il solito trio stupido. Cioè, no. Cioè, tutte e tre fanno ridere ma per motivi diversi. Ametista che fa ridere perché è rozza. Perla che fa ridere perché esagera. Garnet che fa ridere perché è silenziosa di per sé. E Steven che a me non fa ridere, però fa ridere. Una delicatezza nel trattare i sentimenti, le emozioni, sebbene fossero episodi leggeri. Pensavo che non ci fosse una trama di fondo, pensavo che fossero episodi autoconclusivi. Poi ho visto tornare Leone e ho iniziato a dire, oh, beh dai, vuol dire che non sono del tutto autoconclusivi. Poi Connie che viene curata. Torna Scaramillo. E poi l'episodio Lapislazzuli. Io con l'episodio Lapislazzuli ho capito che questa serie valeva. Gli episodi precedenti erano bellissimi, ok? Fantastici. E era un continuo crescendo di cose meravigliose. Ogni volta c'era quell'ambientazione giusta, quella trama particolare, quel qualcosa in più che mi faceva capire che questo cartone animato era bellissimo. E poi c'è stato l'episodio Lapislazzuli. L'ho visto tipo un anno dopo rispetto a tutti gli altri. Io per un anno ho guardato su Boing i soliti episodi e non mi stufavano mai, mai. L'unico episodio che mi abbia stufato è l'Uomo Ranger. Però era bellissima. Ogni volta che rivedevo gli episodi, wow! Poi a un certo punto mi sono detto, ok, Boeing non va avanti. Ma quanti episodi sono? Perché non possono avermi fatto una serie così ben fatta e essersi fermati dopo 20 episodi. No, 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 ce ne devono essere altri. Vado a vedere, oh, ne sono già usciti poco più di 52. Sì, eravamo all'inizio della seconda stagione. E quindi ho deciso di guardarmi finalmente gli episodi in ordine. Ricomincio da capo e arrivo all'episodio Lapislazzuli, sono wow! Wow! Ma allora c'è sotto qualcosa? Ma allora non è fatto a caso il fatto che ti dicano un sacco di cose sulla cultura delle gemme, ci siano un sacco di indizi di questo tipo? Cioè io pensavo che, vabbè, fosse solo un modo per dire c'è questa antica popolazione, e prima o poi mi diranno che cos'è, ma comunque, vabbè. No, 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 c'è una trama. C'è
C'è qualcosa che non quadra. Perché le Crystal Gem sono cattive? Che cosa sono le gemme corrotte? Perché improvvisamente Lapis vuole tornare a casa? Quale casa? Rispetto a dove? Perché punta allo spazio? Perché Lapis è in grado di controllare il mare? Perché Steven può curare le gemme e gli altri no? Perché Steven ha tutti questi poteri e le altre gemme no? Perché Steven è così potente? Oh mio Dio, Steven, forse è una gemma speciale, forse è una gemma unica, forse, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, ma allora anche le altre possono cambiare forma, allora anche le altre hanno un sacco di poteri, oh mio Dio, Garnet può vedere il futuro, si possono fare le fusioni fra più gemme, non solo due alla volta, anche Steven si può fondere. E lentamente scopro questo mondo magico, un capitolo alla volta, e inizio a capire che, oh mio Dio, oh mio Dio, questa serie sta andando nella direzione giusta. E poi arriva l'episodio in cui Perla rivela di essere palesemente innamorata della madre di Steven. E io, cosa? Ma questo è LGBT chiarissimo. Cioè, era chiarissimo per me ai tempi. Non ero ancora arrivato all'episodio 52. Perché quando io ho iniziato ad avere l'ansia, perché insomma, io avevo visto che gli episodi erano 52, quelli dopo non avevo notato che ci fosse una seconda stagione. Quindi io sono arrivato fino all'episodio 52 convinto che fosse il finale. E quindi io arrivo all'episodio 52 e vedo Garnet che muore. Poi scopro qualche mistero in più sul pianeta natale, Steven che viene intrappolato, oh mio Dio, partono, oh mio Dio, Greg che rivela che la guerra, oh mio Dio, Quarzo Rosa, oh mio Dio, tutti, credo, tutti ce l'hanno con Quarzo Rosa, perché tutti ce l'hanno con Quarzo Rosa, oh mio Dio, le leader delle Crystal Gems, oh mio Dio, c'è Peridot, oh mio Dio, tornata Lapis, oh mio Dio, che chi cazzo è questa tizia gialla? Che io all'inizio credevo fosse un maschio. Poi la voce non mi convinceva e dopo qualche inquadratura ho capito che era una donna. Già. E la mano, un'idea geniale per una nave. Io mi stavo confondendo, non capivo come fosse possibile che la serie finisse così, perché stava succedendo tutto, stava succedendo una cosa incredibile. E poi Garnet. Il mistero di Garnet svelato. E io che resto bocca aperta. L'ho avuto sotto il naso per un'intera serie. Ha usato uno schema che non avevo mai visto usare prima nessuno. È riuscita. Che cazzo ha fatto questo cartone? Vado a informarmi, Rebecca Sugar, oh mio Dio! È un genio! Ha usato uno schema che non avevo mai visto prima e che funziona! Ha tenuto nascosta una realtà evidente. C'erano indizi fin dal primo episodio su Garnet. E poi la canzone, e poi Malachite, e poi l'omosessualità, lo stupro, temi improvvisamente affrontati in un episodio qualsiasi. In modo evidente, cioè io credevo che fosse evidente, vabbè, Perla è innamorata della mamma di Steven. No, 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 no! Dopo aver visto Rubino e Zaffiro, quella è omosessualità, su schermo, incensurata, in italiano, e fatta bene. Un intero cartone animato che parla di omosessualità senza aver bisogno di parlare di omofobia. Sono rimasto sconvolto. Sono rimasto assolutamente sconvolto. L'episodio 52 è quello che mi ha fatto piangere. Io ho pianto tutto il tempo. E tra l'altro dovevo andare a lavorare quella sera. Sono arrivato da Chiara e Valentina e piangevo. E ho cercato di dirgli: ho visto una cosa bellissima. Dovete guardare Steven Universe. Non mi hanno cagato per quasi un anno. Ho avuto il tempo di arrivare alla terza stagione prima che finalmente iniziassero a prendermi in considerazione. Però sono riuscito a convincere tutti, Taco e poi Edredge e così via. Li ho convinti tutti a guardare Steven Universe e tutti sono d'accordo con me. Perché poi c'è stata la seconda stagione. Io ero convinto che la seconda stagione sarebbe stata peggiore della prima. Perché, ehi, è stata troppo perfetta. È stata troppo incredibile. Non ha difetti la prima stagione. Guardiamo la seconda, speriamo che sia all'altezza. Primi episodi, vabbè, il primo è bellissimo, il secondo, il terzo, il quarto no, forse stiamo andando un po' fuori strada. Cavoli, ho paura che finiscano per parlare di questo argomento per sempre, magari tireranno questa storia di Peridot troppo per le lunghe. Pum! Improvvisamente, figata, cambia la sigla e la serie va avanti. Oh mio Dio, non si sono fermati! Oh mio Dio, non si sono fermate le spiegazioni. Stanno dando altre spiegazioni. Oh mio Dio, c'è una backstory. Oh mio Dio, Perito. Oh mio Dio, la scena della pioggia. Perla
E procede e finisce la seconda stagione e io sono... Vediamo se ci sono altri episodi. Vediamo, dai, dai. E vado subito a informarmi, subito agitatissimo, per vedere se c'erano usciti altri episodi. E erano usciti i primi, tipo... primissimi, quelli sul grappolo della terza stagione. Subito da guardare in inglese. Vado. Oh. Wow. Non pensavo avrebbero risolto questa cosa ora, pensavo l'avrebbero tirata per le lunghe. Pensavo sarebbe durata fino alla fine, visto che parlavano, cioè c'erano accenni al grappolo fin dall'episodio 5. Oh. E io emozionatissimo guardo questi episodi dicendomi, ok, voglio una terza stagione. Ma non sarà mai all'altezza della seconda. La seconda era migliore della prima, ma la serie non può continuare a migliorare, vero? E guardo la terza stagione. Oh mio Dio. È arrivato l'episodio di Bismuth, mi sono detto, devo fare un video. Nel corso della mia vita avevo già fatto video su YouTube, ma più che altro caricavo quelli che mi veniva in mente di fare e facevo da sempre video così. Da sempre. E stavo lavorando un sacco di video in stile Perry Otter e sarebbe stato carino provare a fare per una volta un video che parlasse di Steven Universe. Che facciamo, dai? Vado a cercare su internet che cos'è che fanno gli altri. Trailer. Guardo un trailer e... Ma è brutto. Non mi piace questo trailer. Ne guardo un altro e... Ma non è un trailer questo. Queste sono immagini con la musica sotto. No, 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 ma non si capisce niente della trama, no. Sono soltanto le scene più belle. Non mi piace questo trailer. Continuavo a guardare trailer che non mi piacevano, allora a un certo punto mi sono detto, ok, se non mi piacciono, perché non me ne faccio uno io? Ho fatto un trailer, l'ho pubblicato e ho fatto più visualizzazioni che nel resto della mia vita. Wow. Facciamone altri! E ne ho fatti altri. Ed è uscita la quarta stagione che si è rivelata ancora migliore. E poi la quinta che si è rivelata ancora migliore. E io sono ancora qui a dire... Oh. E io sto ancora piangendo per l'episodio 151, cioè... Oh mio Dio, è stato bellissimo! È stato incredibile! Ancora mi batte il cuore per quell'episodio. Non capisco come sia possibile, come sia successo tutto questo, insomma. Questa era una serie carina sulla cittadina di Beach City. Non avrei mai pensato che sarebbe diventata qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita. Un'icona gay e al tempo stesso una mia grande opportunità per internet, per YouTube, farmi conoscere. Oh mio Dio, la gente ha iniziato a seguirmi, la gente ha iniziato a iscriversi al mio canale. 1000 iscritti, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 15000, 20000. E continuano a crescere. E io sono ancora sconvolto perché... Ehi, questo tizio mi ha cambiato la vita. Non ho mai visto nessuno parlare di omosessualità così bene. Perché sono questi gay, ok? Sono queste le lesbiche. E questo è il mondo LGBT. È così che funziona. Non come vedete nei film che parlano di una storiella d'amore del cazzo fra due ragazzi, però nessuno vuole che loro si mettano assieme. No, 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 sono questi gli omosessuali. Questo è il mondo gay. Questo amore. Questo amore. Questo amore. Questa percezione di sé. Questa identità, ok? Questo è essere gay. Questo è il cartone animato migliore di tutti i tempi, ok? E ne ho visti tanti, e li ho studiati, e so come funzionano. E non ho mai visto nulla del genere. Io sono ancora sconvolto. E consiglierei a chiunque di vedere la prima stagione, solo la prima stagione, per capire che... Cavoli, 100 episodi dopo la serie migliore e basta. È fantastica. È fantastica. Fantastica. E sono felice di averla amata fin da subito. Perché vedo un sacco di gente che non l'ha apprezzata da subito, che all'inizio credevo fosse stupido come cartone animato. Beh, io ho visto un sacco di cartoni animati che erano stupidi e io pensavo che non lo fossero. Beh, questo non pensavo che lo fosse e alla fine... Beh, un pochino lo è. Ma non lo è. E questo è il bello.
E scoprire tutto ciò che sta dietro a Steven Universe, vedere che finalmente in Italia qualcuno sta iniziando ad apprezzarlo, andare a Lucca e vedere tanta gente con i cosplay. Sono felice che alla gente piaccia Steven Universe, perché se lo merita. E voi? Voi come avete scoperto Steven Universe? Qual è il primo episodio che avete visto? E in che modo l'avete percepito? Che cosa ne avete pensato all'inizio? Qual è l'episodio che vi ha fatto capire che la serie era bella? E soprattutto, anche a voi è cambiato la vita, vero?